nell'episodio precedente. Stiamo scalando la montagna. Aspettatevi, amici. Ma Giuse cosa sta facendo? Scusatemi. Lo slittino. Oh! Non deve andare di sotto. No, Giuse! Come cazzo sei andato? Ti prego, Giuse, metti la live! Ci sei? No, dove cazzo stai andando? Lavoraggio. No, vabbè, ma cos'è il Bob? I piloti mi sa che hanno vissuto giorni migliori, eh. Tanto tua madre è già morta, Bambi, vieni qua. Bene ragazzi, questo è Happy, bentornati nel 12° appuntamento della serie di The Forest in compagnia dei Mates. Vi ricordo che ogni venerdì ci trovate in live dalle 14 in poi sul nostro canale Twitch dei Mates, che trovate qua sotto in descrizione. Mi raccomando, nel video di oggi ci saranno dei progressi importanti. Lasciate un mi piace perché ci stiamo avvicinando agli sgoccioli della serie. Iscrivetevi al canale della pellina, io vi auguro una buona visione. Sì, ma ci vabbè, credo che non c'è qualcosa non qui. C'è un cazzo qua. Hai trovato un cazzo aereo con una pistola. Ma porca troia, che me ne faccio una pistola in un gioco del genere. Proseguiamo, vediamo. Non è solo questo, secondo me non c'è solo questo qua. Ma rifacciamo la parte opposta, da dove siamo arrivati lo sappiamo cosa c'è. Da dove siamo arrivati, ma a destra. Qua dove c'è, si sale. Lì invece si scende. Boh, va bene. Siamo al limite della mappa, non so se si potrà salire dove dici tu. Il foglio della mappa, noi siamo in cima, come se non si potesse scavallare. Secondo me dobbiamo andare dove è Surrio. Ci sono delle grotte in cui poi ci sono dei collegamenti fra le grotte stesse. Dicono che l'unica grotta che c'è sulla neve è quella del finale del gioco, ma che ora come ora non ci serve a nulla. Come si cade da qua? Sono caduto, quasi rischiato di morire. Ah, sono quasi morto, fantastico. L'importante è la comunicazione nella coppia. Sto trovando una discesa. Non c'è nulla nella neve. Noi dobbiamo ritrovare la grotta dove abbiamo trovato la pozza in cui Surrio è morto. Quella grotta lì dobbiamo ritrovare. Perché c'è quell'albero lì senza texture? Io lo abbatterò, perché mi sta ma sarà un bug visivo. Io e Surrio abbiamo praticamente visto tutto qui e non c'è accesso a niente. Dicono che se proseguiamo lungo la spiaggia a un certo punto ci sono dei container con una grotta e lì dentro c'è la tessera. Ma lungo la spiaggia dove? Lungo la spiaggia è grossa. Allora andiamo di là, chi se ne frega. C'è un boss davanti a me. No, no, l'abbiamo tirato malissimo, Giuse. Vieni, bello. Oh madonna. L'ho mancato di nuovo io, eh. Io l'ho preso. Oddio, no, sento rumore. Sto ragno maledetto. Oh, dov'è? Sembra il cattivo di... Monster & Co. Oh, cavolo. Oh, oddio. Bastardo, vieni qua. Non ho paura di te. Acqua, eh? Surrio, vai in acqua. Stupido animale. Oddio, muoio. Ti ho dato fuoco, Bello tosto questo, Vai, che è morto. Vai, Surrio, fatti valere. Mi ha atterrato il bastardo. Appunto. Che si fa? Si salva Surri. Salvalo tu, vai, che devo riaccendere un attimo questa. Si salva Surri. Ma sì, ormai è innamorata di lui, guardala. Che vuol dire? Ti sta ammirando. È vero, non mi attacca. Non ti attacca più. Quei moncherini che escono fuori. Oh, mi vuole bene. Ammazzala, ammazzala, Surri. Dalle il colpo finale. Aspetta, aspetta. Prendo questo che è più bello. Dagli la dinamita addosso. No, è morto. Ma è morto di infarto. Cos'è successo? Boh, nel dubbio la scuoia. Scuoia, scuoia. Surrio, dov'è che hanno detto che dobbiamo andare lungo questa costa? Dove dobbiamo andare? Scusa, non ho capito. Accanto alla voragine, però dal lato opposto di dove siamo passati prima. Ah, quindi, ci stanno aspettando, ovviamente. Ci stanno aspettando lì davanti. La grotta è segnata come al centro di questo mini villaggio che troveremo qua dietro, dove saranno adesso loro. Eccoli. Dove? Ah, eccolo qua. Ma come ti permetti? Guardatevi, col tasto destro avete la parata. Scenderemo giù, in bocca al lupo a noi. Questa è la grotta maledetta, Giuse, dove sei morto reiterate volte cadendo nel vuoto. Ah, sì, me la ricordo. Perlomeno, questo è quello che ho visto qua. Ah, no, sento proteggetemi per piacere. Riesci a proteggermi? Sì, stiamo colpendo, però. Quindi scendiamo in sta cazzo di grotta? Mi fa vedere come arrivarci, ma non fa vedere la mappa. Comunque sì, è quella dei container che ti hanno detto a te, quindi dobbiamo stare sulla costa. Possiamo tirare dritto sulla costa e trovare l'ingresso giusto. Un altro di questi cose, bastava dare una mappa a tutti, così capivamo. Già trovati? Container. E la grotta, se non ricordo male, ma ci siamo è leggermente qua. Fuori dalla spiaggia. Ma ci siamo esatto, già è qua. No, non ci siamo stati. Guarda. Ma come no? No, ho la mappa e non è esplorata. Si sta esplorando adesso e la grotta è esattamente qua. Questa è la grotta che ci mancava, ragazzi. Ci siamo. Here we go. È questa qua dentro? Qua. Sì. Ok. Nei container non c'è niente. Se qualcosa nei contieri sarebbe una hit. Vai a vedere. Anche se secondo me quando scendiamo nella grotta c'è sempre qualcosa. Facciamo solo una piccola scorta di stick prima di scendere, perché se poi dobbiamo costruire un falò. Ok, si va. Ci sono due discese, una prima e una dopo. Cioè due discese che non dobbiamo scegliere. Nella seconda c'è gente giù di sotto. Perché salvo.
Ma se non ricordo male, sì, qua c'è sicuramente un mini boss da uccidere. Giuse? Ci sono. Vabbè, arrivo. È una discesa lì e una più avanti dove sono io. Andiamo prima qua? Di là ci sono i mostri, di là, appena scendete. Andiamo qua a destra, dai. Tutti come una brava vaglia. La seconda discesa, trovate la scheda. La scampagnata nelle profondità della terra. Diversa sta grotta, perché è più illuminato, sbaglio. Sì. Sono tutte queste stupidaggini sul soffitto che fanno luce. Qua ci sono i feti. Qua ci sono delle medicine. Dicono che la grotta dove stiamo andando si chiama la grotta dell'avvocato. Mi ricordo i ponti di legno, è il posto giusto. Andiamo. State bombardando? Perché stava bombardando. Oh! Tutto. Guarda, è pieno di gente. Inizio a scendere. Avete lanciato un flare comunque. Non... Sì, no, volevo illuminare. Vediamo un po' se c'è qualcuno. Il boss c'era sicuramente qua, Tanto c'è questo qui che salta addosso, attenti. Buca male. Guarda qua, cosa, Gollum. Cosa fai, parkour? Siamo sempre più vicini, ragazzi. Vai su, rispacca tutto. Rotta. Accendi la torcia. Di qua? Poi dobbiamo. Ma ragazzi, si scende di nuovo di qua, Allora aspetta, vogliamo vedere prima. Oh, qua c'è il boss sicuramente. Vedo tutti i cadaveri a terra. Vabbè. Andiamo prima di là perché prima secondo di me là, di là ci sanno cose. Di là si scende, Pure di qua. Però secondo me qua si scende per prendere solo robe. Si scende a destra. Quanto si scende qua a sinistra però? Qua cosa c'è però? Oddio. Ma secondo me non era meglio prima di là, Giuse? Ti dico, vado e ti dico. No, si scende pochissimo. Vai, Giuse, vai in esplorazione. Ci sono valigie. Ma state sentendo questo rumore? Sì, c'ho paurissima. Sono valigie qua. Messo le valigie pre-boss. La tessera dicono che è dall'altra parte dove c'è il boss. Ok, andiamo di là. Qui cosa c'è quindi? Il collegamento ad un'altra grotta sicuramente. Noi spacchiamo casse con dinamite dentro con accette infuocate. Geniale. Andiamo a saltare in aria l'isola. Oh, attenti. Pieno. Ula mammad. Ho lanciato una dinamite. Azz. Ma questo è da aprire. Ho lanciato una dinamite. Pieno. Buona. Minchia. Not gonna get us. Guarda qua, tutti i pezzi di cadavere. Un altro. Ce n'è un altro, Easy. Vai ad aprire? Ne lancio un'altra. I bambinetti anche. Ma sai che se lo messo un collegate? È probabile, perché se ci sono loro c'è anche il boss, Oh, occhio che rotolano un botto. Oddio. Ma qua è enorme. Qua è enorme, secondo me dobbiamo... Oh! Assorata. Secondo me dobbiamo andare di là. Sto raccogliendo tutti i soldi, comunque. Torniamo dal boss, Torniamo dal boss. C'è acqua pure qua, ottimo. Ah, però con una risalita stavolta. Torniamo indietro, lo cazziamo bene. Aspettatevi, amici! Ce l'abbiamo l'ispiratore, raga. Ce l'abbiamo, trovato l'altra volta. Infatti adesso lo utilizzeremo. Prima però prendiamo la chiave dal boss. Era il rumore della sua morte, quello? L'ho lanciato ancora una, occhio a te. Attento, ti sta caricando. Attento. Sono morto. Non lo so, attento, non so cosa è successo. Ah sì, sono a terra. No! L'ho fatto esplodere o sbaglio? Esplosa la caverna, tipo. No, l'ho fatto Ma guarda che puzzo di Dio! C'è a terra tutti i cadaveri. Dov'è il boss, scusa? È morto Giuseppe. No, lo so, dico, dov'è il corpo? Attenti ai bambinetti. Era qua. Mi tocca, non muoio di nuovo. Ho trovato una videocamera a terra. Mi sa che ho trovato una tessera, può essere? C'è tutto Sara sopra. Sì, dove l'hai trovata? Era qua. Era qui. Eccola. Questa è la tessera che ci permetterà di varcare le porte dei laboratori di The Forest. Guarda quanti cadaveri. Questi teoricamente dovrebbero essere tutti passeggeri di viaggi precedenti della storia che si ripete in loop. Il boss più coglione abbia mai visto. È vero, perché quindi ora sopra... possiamo finire il gioco, dicono. That escalate quickly. Da raga, non sappiamo dove mettere le mani, stiamo per finire il gioco. Mangio no. Crunch. Chi vola, Surry? Cosa? Si va. Non ho cambiato la bombola, non ho l'ossigeno pieno. Ci sono le bombole qua appena vi buttate. Però possiamo per andare nella stanza del boss finale? Che si trova nella voragine. Dormiamo, amico. Poi lasciamo la notte. No, lasciamo la notte. Beh, potremmo anche dormire e salvare, così partiamo già dal giorno. Dormiamo. Una volta. Ebbene sì, adesso che abbiamo la tessera, ci manca solo di buttarci all'interno della voragine per sbloccare i cancelli dell'inferno e finire ufficialmente il gioco. Ragazzi, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi alla campanellina. Io spero vi siate divertiti. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con il prossimo video. Qua sempre tutto. Pane! Oh.
Non vedo l'ora di vedere la faccia che faranno i mates quando incontreremo il boss finale.